come funzionano gli autobus a Palermo? Malissimo. Perché? Perché io abito in periferia, specialmente la domenica quando vado a lavorare non riesco mai ad arrivare puntuale alle 7 la mattina la domenica, perché hanno tolto una vettura delle 6:20, l'hanno tolta. E quindi... Ma noi vediamo in altre città che c'è, appunto, lo che so. C'è il GPS, la lo so, no, ma qua non c'è niente, qua lei si mette alla fermata e aspetta, quando arriva arriva, non hanno orario completamente. Va male, soprattutto in estate ovviamente, ma anche ora. Più di una volta ho dovuto prendere, mi è capitato di dover prendere, stavo a Caltanissetta per lavoro, l'autobus, il 101, e ho dovuto prendere il taxi, quindi da qua. Abito in periferia, quindi allo Zen. Dallo Zen arrivare qua un autobus, poi da lì il 101 e mi vedo dopo quasi 40 minuti in estate, 301 che salivano, ho dovuto prendere il taxi, è capitato più di una volta. Tuttora le cose sono un po' migliorate in inverno, però in periferia siamo alle stesse cose. Come funzionano questi autobus? Si tardano sempre, sempre sporchi, sempre affollati, una si lamenta, c'è tolto un'ora e mezza, mezz'ora, dipende dalla giornata. Quando c'è uno dietro l'altro già è difficile, una giornata... Allora, sto aspettando la 14, però non so quando passa, non si sa. Siamo da quanto qua. Li aspetta? No, oggi è 10 minuti, un quarto d'ora, cioè quando aspetto un'ora e mezza, pure 2 ore, dipende dalle giornate. Da schifo, veramente. Già tre quarti d'ora che aspetto alle 19, tre quarti d'ora. Il biglietto scade sempre. E qua già il biglietto fatto, quasi scaduto. Il biglietto non è che 40. Dice? È giusto, questo è Palermo.